Ehi, sveglia, inconscio. Oh, sveglia. Sì. Beh dai, dai, dobbiamo girare il video. Oh mio Dio, inconscio, sveglia. Dai, continua così. Sta solo. Sì. Buongiorno. Che stavi sognando? E che te ne frega? Oggi parliamo di sogni erotici. Ah, ottimo, i sogni sono desideri. Ma dai, non sempre. Sì. Ciao, io sono Michele Mezzanotte e sono uno psicoterapeuta. Lavoro da 13 anni come clinico nel mio studio e da 2 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza fuori dalla finestra della stanza d'analisi, perché credo fermamente in ciò che dice James Hillman, ovvero che la psicologia ha bisogno di uscire fuori e di arrivare a tutti. Oggi parliamo di sogni erotici, in particolare vedremo 11 significati di 11 sogni erotici. I sogni sono desideri. Ho capito, inconscio, che sei freudiano, ma non è che... cioè, i sogni non sono soltanto desideri. Sentiamo. Chi sei a sognare prima? Inconscia. I sogni non sono soltanto desideri, non sempre. Quel tipo di sogni possiamo chiamarli sogni freudiani, ovvero un tipo di sogni all'interno del quale si esprimono desideri inespressi. O per meglio dire, possiamo provare a leggere un sogno attraverso la lente di ingrandimento del desiderio, ma non è l'unica. Infatti il sogno è proprio una forma di comunicazione, un linguaggio. Il linguaggio della psiche, dell'anima, dell'inconscio, un linguaggio attraverso il quale un mio messaggio interiore viene recapitato a me stesso o a un'altra persona. Un messaggio talvolta indicibile, un messaggio che non poteva essere espresso in altro modo. Il sogno ci apre una serie di domande, di riflessioni, di pensieri, di fantasie. Ci apre a questioni alle quali non avremmo mai pensato prima. Ecco perché il sogno è un linguaggio, perché trasmette, si trasmette e trasmette un significato che Freud ha chiamato interpretazione dei sogni. Ma non esiste un'interpretazione unica dei sogni, esistono più interpretazioni, anche dello stesso sogno. Infatti un sogno può avere più significati, può avere un significato a seconda di quando lo raccontiamo, a seconda di chi lo raccontiamo. Se io interpreto un sogno, darò un significato a quel sogno. Se lo interpreta un'altra persona, ad esempio Valentina, darà un altro significato a quel sogno. E se lo interpreto io? I sogni sono desideri. Good. Quindi possiamo scegliere noi la lente di ingrandimento attraverso la quale guardare quel sogno, a seconda di ciò che ci serve, a seconda di cosa quel sogno vuole comunicare. Quindi in quest'ottica esisteranno dei sogni freudiani, dei sogni junghiani, adleriani, ilmaniani, ferenziani, eccetera eccetera. Due premesse fondamentali prima di scoprire i significati degli 11 sogni più frequenti in ambito erotico. Premessa numero 1, ovviamente i significati che vi darò sono molto generali, non sono specifici. È importante capire che un sogno ha sì un significato generale, la dinamica del sogno ha un significato generale, però ogni sogno ha un suo significato specifico, a seconda di chi lo racconta e delle immagini contenute del sogno. Ti faccio un esempio, hai sognato di scopare con l'ex, va bene. La dinamica ha un significato generale, ma poi quella dinamica va specificata a seconda delle immagini contenute all'interno del sogno, di chi è l'ex per te, cosa stavate facendo, cosa non avete fatto, quali erano le tue emozioni all'interno del sogno, se emozioni positive o negative. Quindi oggi vedremo dei significati generali di queste dinamiche. Precisazione numero 2. Il sogno è un teatro, il teatro della nostra psiche. Voi immaginate il sogno come un teatro, un palco, all'interno del quale ci sono più personaggi. Io, il mio ex, Gigino, Gigetto e Gigione. O Gigina, Gigetto e Gigiona. Tutti questi personaggi ed elementi del sogno sono parti di me. Quindi il mio ex non sarà oggettivamente, realisticamente, letteralmente il mio ex, ma sarà una parte di me. Che culo! Effettivamente. Vediamo qui. La prima dinamica sessuale erotica di cui voglio parlare, classica, faccio sesso con il mio partner. Il significato generale di questo sogno è che all'interno della mia psiche sta avvenendo un'unione tra me e ciò che rappresenta per me il mio partner.
Ad esempio, dai 3 aggettivi per il tuo partner. Il mio partner è testardo, ossessivo e caparbio. Bene, sto facendo i conti nella mia vita psichica con quella parte di me. La parte di me testarda, ossessiva, caparbia. Forse sto cercando proprio di esserlo in quel periodo della mia vita. Dai, passiamo ai sogni più piccanti. Ci arriviamo. Fare sesso con uno sconosciuto. All'interno della dinamica psichica mi sto unendo a una parte sconosciuta. Quindi sto uscendo fuori dalla mia comfort zone. Magari ho bisogno di uscire fuori dalla mia comfort zone. Ho bisogno di legarmi a qualcosa di sconosciuto. Sto scoprendo una nuova parte di me. O devo scoprirla, a seconda di come è il sogno, di quali sono le immagini del sogno. Comunque questo tipo di sogno mi sta mettendo in contatto con una nuova parte di me. Con qualcosa di sconosciuto, con qualcosa che esce fuori dalla mia zona di comfort. E magari se ci sono emozioni piacevoli, anche qualcosa di piacevole da scoprire. Sognare di tradire il partner. Ai ai ai, gliel'hai raccontato? I sogni sono desideri. Smettila con sto fatto che i sogni sono desideri. Potrebbe essere un desiderio, potrebbe essere una necessità. Questo sogno generalmente sta mettendo in discussione il nostro modo di relazionarci con l'altro. Lo sta tradendo, perché a volte abbiamo bisogno di tradire noi stessi. Ricordiamo, il sogno è una dinamica della nostra psiche, il teatro della nostra psiche. Stiamo parlando di noi stessi quando sogniamo, non dell'altro. Pertanto, se sogno di tradire il partner, sto sognando di tradire il mio modo di relazionarmi con l'altro. O magari voglio rimettere in discussione proprio la relazione che ho in quel momento. Perché ogni tradimento è una rivoluzione. E ogni rivoluzione può avere una finalità di distacco. Io tradisco l'altro per distaccarmi dall'altro. Oppure un senso di rinnovamento. Io tradisco l'altro per rinnovare, per cambiare, per cercare di cambiare qualche dinamica obsoleta all'interno della relazione o in questo caso della mia psiche. Per tornare al sogno, mi sto tradendo. Cosa ho bisogno di rinnovare dentro di me? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Sogni incestuosi. Quindi di sognare di fare sesso con un parente, genitori, madre, padre, fratelli, sorelle, cugini, cugine. Non c'è cosa più divina. Stai zitto, dopo ci censurano il video. C'è un bellissimo aneddoto su Aldo Caro Tenuto, uno dei più grandi psicoanalisti italiani. Un paziente gli portò un sogno incestuoso dove faceva sesso con la madre. Caro Tenuto si alzò, prese un libro di antropologia, lo aprì e gli lesse tutto un rito di passaggio di un'antica popolazione africana nel quale i figli dovevano fare sesso con i genitori per passare all'età adulta. Ecco, inconsciamente, psicologicamente, fare sesso incestuoso con dei parenti potrebbe avere questo significato, ovvero di passaggio, di passare da un'età bambina a un'età adulta. E può accadere in qualsiasi momento, perché anch'io che adesso ho alle soglie di 40. Insomma, a 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni, c'è sempre una parte di noi bambina che può compiere un rito di passaggio e passare un'età adulta. Perché non è che o sono bambino o sono adulto. Ci sono parti di me che sono bambine, parti di me che sono adulte, parti di me che hanno necessità ad essere bambine, perché una parte bambina la dobbiamo sempre conservare, e parti di noi invece che hanno necessità di essere adulte. In questo caso la domanda che ci dobbiamo porre è: in che modo ho bisogno di essere autonomo? E in che cosa? Orgia onirica, ovvero sognare un'orgia, sesso con più persone. Ah, un'orgia non fa mai male a nessuno. Un'orgia rappresenta più immaginari, più personaggi nella nostra psiche che si relazionano fra di loro. Qual è il senso dell'orgia? Da un punto di vista antropologico, Mircea Eliade, nel suo libro Il mito della reintegrazione, afferma questo. Il senso nascosto dell'orgia è la fusione di tutte le cose. La soppressione di tutti i limiti, la sospensione di ogni forma, di ogni distanza e discriminazione. Ogni sogno erotico per i greci, in qualche modo, era un sogno amorale che abbatteva limiti. In particolare questo dell'orgia, quel sogno orgiastico, abbatte i limiti all'interno della nostra psiche. A volte all'interno di noi esistono dei muri che dobbiamo abbattere. E questo sogno può essere indice di un'esigenza di abbattimento di un muro, oppure che sta avvenendo all'interno della nostra psiche l'abbattimento di un muro interiore, di un limite, di un pregiudizio, di un giudizio, di una barriera mentale che abbiamo in quel momento, perché la nostra psiche ha bisogno di unire più immaginari. Il sogno che tutti aspettavate è fare sesso con l'ex. Perché sogno di fare sesso con l'ex?
voglio tornare con lui, lo desidero. Ma questo non lo dovete chiedere a me, lo sapete voi se volete tornare con il vostro ex o se lo desiderate ancora. Brighelle. Quello che posso dirvi io è il significato psicologico di un sogno del genere. Con questo sogno stiamo rientrando in contatto con una vecchia parte di noi, perché quando ci relazionavamo con l'ex, emergeva una parte di noi che in questo momento probabilmente è sopita o è disattivata o della quale ci siamo dimenticati. Bene, fare sesso con l'ex significa andare a ripescare quella vecchia parte di noi. Quindi ripensare, rimetterci in contatto, rispolverare quel vecchio me. Dottore, che dice? Torno col mio ex? Certo. Come diceva Jeanette Paris, tornare con l'ex significa tornare con le proprie nevrosi. Sesso omosessuale, come ho detto già in un altro mio video, vi lascio il link in descrizione, siamo tutti bisessuali, nessuno escluso. Non approfondirò ulteriormente questo argomento, questo tipo di sogno, perché lo potete vedere nel mio vecchio video, all'interno del quale parto proprio da un sogno omosessuale per sviscerare questo argomento. Sesso con un amico. Qui si complica un po' il tutto perché l'amicizia è un concetto molto complesso, quindi in primis ti dovrei chiedere che cos'è per te l'amicizia. Chi è per te quello amico? Quello amico? Scusate, ogni tanto il mio africano interiore si impossessa di me. Che caratteristiche ha? Cosa vedi in lui? Generalmente la dinamica è una dinamica dell'andare oltre. Faccio una cosa piacevole con una persona con la quale non dovrei farla. Vado oltre alcuni limiti, supero dei limiti. Quindi fare sesso con un amico significa che in quel momento della nostra vita magari abbiamo l'esigenza di superare qualche limite o stiamo cercando di superare qualche limite. Sogni fantastici erotici, ovvero di fare sesso magari con esseri mitologici, con esseri fantastici che non esistono, con fantasmi. Una volta mi è capitato di sognare di fare sesso con un essere, con una regina, sì, una donna vestita di nero, con una grande tunica nera, con una corona che mi avvolgeva. Bellissimo sogno. Qui non vi posso dare un significato generico perché dipende tanto dal tipo di essere con il quale state facendo sesso. A volte ci può capitare di sognare di essere violentati all'interno del sogno, di un sogno. A prescindere da tutte le esperienze personali che possiamo portare nella vita riguardo la violenza, ciò che ci possiamo chiedere è che tipo di violenza mi sto autoinducendo in quel momento della vita o che sto subendo. A volte ci violentiamo, ci costringiamo, ci sacrifichiamo per arrivare ad un obiettivo. Questo sogno parla della violenza che ci stiamo autoinfliggendo in quel momento della nostra vita. Infine, sognare di fare sesso da soli, di masturbarsi. La masturbazione è un atto di esplorazione di se stessi e anche di amore verso se stessi, quindi è un sogno che ci sta raccontando il fatto che in quel momento stiamo effettuando un'esplorazione interiore della nostra psiche. Magari è un periodo riflessivo, stiamo esplorando una nuova parte di noi, ci stiamo amando in qualche modo, ci stiamo riscoprendo, scoprendo, ci stiamo sperimentando. Una preconclusione, i sogni vanno interpretati sì, però in ottica magari terapeutica o di autoesplorazione, ma genericamente i sogni vanno vissuti, ce li dobbiamo godere, li dobbiamo continuare, li dobbiamo raccontare. I sogni non vanno solo pensati, ma vanno anche sentiti, sia dal punto di vista emotivo che di sensazioni. Abbiamo parlato di significati generali dei sogni erotici, ovviamente per ognuno di voi poi avrà un significato specifico, a seconda se avete provato emozioni piacevoli o spiacevoli all'interno del sogno, a seconda delle immagini che hanno accompagnato il vostro sogno e delle dinamiche che ci sono state all'interno del sogno. Beh, detto ciò, che ci facciamo con questi sogni? Beh, potremmo prendere ad esempio il consiglio che ci dà Thomas Moore in questo stupendo libro Il lato oscuro dell'Eros, che non vi consiglio perché è molto molto complesso e parla di psicoterapia, che ci suggerisce: continua il sogno, soprattutto riferito ai sogni erotici, continualo. Si è interrotto, continuano nella fantasia, vedi dove ti porta. Esplora le tue immagini, esplora le tue fantasie. Raccontarlo? Sì, raccontalo. Raccontalo a chi hai sognato. Hai il coraggio di raccontarglielo. Raccontando il sogno a chi hai sognato si sbloccheranno tante dinamiche all'interno della tua psiche, proprio quelle di cui hai bisogno, quindi racconta il sogno. E mi raccomando, mettilo in atto. No, questo non l'ho detto io non ho detto niente di tutto questo.
Non mi assumo responsabilità. Sei uno sfigato. Ma non esageriamo. Hai altre curiosità sui sogni erotici? Hai qualche sogno erotico di cui non ho parlato e del quale vorresti sapere il significato, conoscere il significato? Scrivimelo nei commenti. E se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti al canale, accendi il campanellino delle notifiche e condividi il video. No, anzi, condividi il video e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Ma che stai a fare con l'inconscio nel sogno? Dai, racconta. Non capiresti. Sfidami. Immagina solo un inconscio e un'inconscia a fare cose che non puoi neanche immaginare.